piace mai, è un'invasione di cicale che ripetono ogni volta ogni cagata più banale. Non tace mai, è un ritmo industriale, questa gente parla, parla, parla anche se ha perso le parole. Sì, eravamo chiusi in casa, ognuno a casa sua, tranne me che non ero a casa mia ma a casa di Dicol, che tra l'altro era a Miami, a casa sua, in America. E ero lì per caso, poi ci hanno chiusi i blindati e avevo dietro il Mac il computer, la scheda audio, e mi sono messo nella cucina del bed and breakfast sopra lo studio di registrazione a buttare giù delle idee così. Poi ho cominciato a farle girare agli altri, poi anche gli altri hanno cominciato a buttare giù delle idee e a farle girare. Quando sono venuti fuori 10 pezzi, Steve ha detto, ma facciamo un doppio. Intanto siamo chiusi in casa, che cazzo facciamo? E siamo andati avanti, poi Steve ha detto, facciamo un triplo. E gli ho detto che non eravamo gli Yes, quindi andava bene così. Bastano 20 canzoni, dai. Cani che mordono l'acciaio, sperano che prima o poi scenderà, ma se c'è un cinto della catena, bella inculata la libertà. Un acceleratore di riunione in testa, un cinodromo rullante, una corsa di tori, girano intorno senza sosta, girano veloci i miei pensieri, non si fermano mai, non si fermano mai. È una girandola molesta, un porticare di tantale, un alveare nella testa, non si fermano mai. È un cataclisma, un gran macello, una gara di bestemmie, un autoscontro nel cervello, e non si fermano mai. Questo album è più disciplinato degli altri semplicemente perché c'è un click da seguire. Beh, di sicuro la cosa è, rispetto al resto degli album, più precisa, perché noi non usiamo mai il click, non usiamo mai il metronomo, suoniamo senza cuffie di solito, improvvisiamo insieme nella stessa stanza, registrando in presa diretta le idee, strutturandole in forma ipotetica di canzone. E poi dopo, quando io mi trovo con questo materiale grezzo, comincio a scriverci le cose sopra. A sto giro è andata diversamente, perché partivano le idee sia da me che da Marco, che da Steve, che da Luca. Addirittura quattro pezzi sono partiti proprio dalle batterie. E non so più se mi batte il cuore, niente panico, non è così male. Dai, riempimi questo bicchiere, prima che scoppi un altro temporale. Dai! Manda via queste nuvole che mi oscurano il sole, non mi fanno risplendere. No, non sopporto le nuvole, mi vogliono male, mi fa venire da piangere. Beh, sono i miei 63 anni, messi giù a scansione di 10x10, con un occhio rivolto sempre a quelli 10 anni più vecchi di me, che sono quelli che, a seconda dei casi e dei decenni, ho ammiravo e detestavo. Tra l'altro la storia l'ha sempre scritta chi vince, perciò cioè, so che la storia che ho studiato io a scuola aveva bisogno di un'applicazione particolare per leggere dietro le righe e capire come funziona. Anche perché la storia non va studiata per prendere 30 all'esame, va studiata per prendere una lezione per capire cosa sta per succedere, cosa succederà dopo, tutto lì. Puoi seguire le lucciole come fossero stelle, perdersi dentro una nebbia di paglie che bruciano come te sotto la pelle.